Il comune dell'Aquila ha agito correttamente. L'appalto per i lavori di Piazza Duomo è regolare, dunque a breve il restyling della piazza cittadina più importante potrà iniziare. Il ricorso di un'impresa contro l'aggiudicazione dell'opera da quasi 7 milioni di euro è stato bocciato e dunque il TAR ha dato ragione al comune. I lavori quindi non subiranno ritardi. L'impresa che ha fatto ricorso aveva partecipato alla procedura aperta, finanziata con risorse del PNRR, per l'affidamento dei lavori di pavimentazione, illuminazione pubblica e riqualificazione della piazza. La contestazione era che la ditta aggiudicataria non aveva presentato l'ultimo rapporto sulla situazione del personale e la ditta esclusa chiedeva addirittura l'annullamento della determina, ma non solo, anche la condanna del Comune dell'Aquila a risarcire il danno. Il TAR invece ha respinto il ricorso e ha ritenuto l'operato del comune assolutamente corretto e ha condannato pure la ditta che ha fatto ricorso al pagamento delle spese. Il RUP di questo intervento così importante e atteso per la città è l'ingegner Silvio Rotilio. Le condizioni della piazza d'oggi sono pessime anche a causa del passaggio continuo dei mezzi pesanti per la ricostruzione. Il progetto della nuova piazza è bello e innovativo, fu presentato già dal comune a luglio 2020. Sedute e piante, richiami all'antico mercato e un'illuminazione a LED che ricorderà le vittime del sisma. Nel progetto sono previsti anche i simboli dei quarti e una pavimentazione bianca e grigia che richiamerà molto quella del corso. Ci saranno anche delle colonnine a scomparsa, sia per il mercato giornaliero che ci tornerà, ma pure per eventi e spettacoli previsti in piazza, che è il cuore della città e che spesso li ospita.